Questo è il nostro secondo incontro con Andrea Villa, performer, artista, lo chiamano, come dicevo l'altra volta, il Banksy italiano. Le sue opere hanno sempre però un fine sociale, sono provocatorie, ma cercano sicuramente di farci confrontare con questo tipo di società. Lo specchio che lui indossa, questa maschera a specchio, ha un significato profondo. Ci facciamo raccontare da lui. Iniziamo con questa descrizione di questa maschera e il perché. La maschera è nata perché in qualche modo volevo trovare un simbolo che fosse la sintesi del mio pensiero e della mia ricerca nei confronti dei media, e mi è venuta in mente per lo specchio del cellulare. Il cellulare alla fine è uno specchio, un black mirror, e in qualche modo riflette quello che noi siamo, perché noi mettiamo noi stessi, mettiamo la nostra personalità, mettiamo comunque le nostre paure all'interno del cellulare quando lo usiamo. E la nostra società, l'arte, secondo me dovrebbe essere in qualche modo lo specchio della società, cioè dovrebbe rappresentare ciò che il mondo è. Andrea è vittima di una sindrome che si chiama Asperger. Facciamoci raccontare che cosa significhi avere questa patologia particolare, molto particolare, vicina all'autismo. La sindrome di Asperger è qualcosa che quando tu sei giovane tu ti vedi come una persona diversa e pensi che gli altri siano normali. Poi in realtà è qualcosa che sì, ti dà difficoltà relazionali, ma ti fa appassionare in maniera folle a qualcosa che diventa quasi un'ossessione. Per me l'arte, perché per me l'arte è tutta la mia vita ed è il mio motivo per il quale esisto. E quindi poi quando diventi adulto fai di questa tua passione il tuo lavoro, fai il tuo motivo di vita, e quindi ti senti molto più ricco rispetto agli altri. E quindi poi alla fine capisci che la persona normale sei tu e gli altri non lo sono, perché molta gente invece, non avendo una così grande passione, una così grande voglia di fare qualcosa, si sentono perduti, non hanno qualcosa che porta avanti il suo spirito, perché l'essere umano vive perché ha alto il suo spirito, perché ha qualcosa che lo rende ricco. E quando hai l'Asperger hai tante difficoltà, ma hai sempre quella grande passione, quel grande amore che ti porta a diventare la persona più ricca del mondo. Ma la scuola quanto insegna a chi ha sensibilità come Andrea, che ha fatto il liceo artistico e crede nell'arte? Ciò che distrugge gli esseri umani è la mancanza di prospettive. Io sono finito in un sistema scolastico, soprattutto dal punto di vista relazionale con i miei coetanei, dove le prospettive venivano a meno. Questo secondo me è stato ciò che mi ha spinto invece a cercare le prospettive nella mia vita per riuscire ad emergere da questa situazione che purtroppo coinvolge molte persone anche ai giorni nostri. Una cosa che mi ha sempre incuriosito è il rapporto tra i lavori di Andrea, che sono sempre a sfondo sociale, le sue opere d'arte, e il senso di giustizia. Il senso di giustizia nei miei lavori non penso esista, nel senso che semplicemente se io faccio qualcosa che mi fa stare a mio agio, io sto bene. Quindi io ho pensato, perché devo stare male? Cioè molta gente fa delle cose per stare male, ma la vita è già difficile di per sé, ci sono già mille problemi, mille complicazioni, perché uno deve stare ulteriormente male? È una cosa che io non capisco, è una cosa, sarà perché magari avendo la sindrome d'Asperger per me è già difficile vivere nel mondo normale, vivere in mezzo alle persone, quindi io non voglio crearmi problemi ulteriori oltre a quelli che ho già. Perché devi creare altro odio? Perché devi creare qualcos'altro che ti rende la vita una merda? Come abbiamo già detto, Andrea è stato vittima di cyberbullismo, ma come se ne viene fuori? Come bisogna affrontare un problema così grande? Cercare di parlare con altre persone, di farsi aiutare, l'importante è farsi aiutare, devi cercare delle persone fidate, che possono essere uno psicologo, un insegnante, un dottore, qualcuno, e cercare di capire cosa succede. Quando dialogo è impossibile perché trovi solo un muro, in quel caso o cambiare scuola oppure cercare altri metodi, cambiare classe o anche solamente cercare un modo per affrontare le cose. È molto complicato, io non c'è una ricetta univoca per affrontare il cyberbullismo, ogni caso è un caso a sé. Come si può essere artista con la maschera, chiamarsi Andrea Villa, nome di fantasia, e poi avere un'altra vita come quella di Zorro, come quella di Superman, quindi sdoppiarsi in due? Ma quanto è complicato, ma che confusione crea nella testa? È molto difficile convivere con Andrea Villa e con la mia vera persona. L'unico modo è essere una persona, avere una vita regolare, cercare di essere molto ligio, molto presente e molto consapevole su ciò che si fa. Non è vero che i grandi artisti erano tali perché si drogavano, eccetera. I grandi artisti che si sono drogati, che avevano una vita sregolata, sono tutti finiti male. Da Kanye West, che era un bipolare non trattato, che è finito in una casa di cura, a Syd Barrett, che era anche lui un Asperger, che si è preso degli allucinogeni, che è finito alienato, a Kurt Cobain, che era bipolare, si faceva di eroina e si è suicidato.
gli artisti che ce la fanno sono persone mentalmente presenti, che lavorano. E come mi ha detto un mio amico imprenditore, se tu sei un imprenditore e inizi a pippare cocaina, vuol dire che non ce la fai. Steve Jobs, l'ex CEO della Apple, lui era buddista e quindi lavorava molto su se stesso, su essere concentrato, sulla concentrazione, perché le persone che hanno successo, che poi è successo con le donne, con gli uomini, con le, che hanno tanti amici eccetera, non sono persone che sono dei cocainomani, sono persone che sono sicure di se stesse. Quando tu sei sicuro di te, allora poi hai sempre successo in tutto. Siamo arrivati alla fine di questa nostra seconda chiacchierata con Andrea Villa. Scoprire personaggi del genere è veramente interessante. Io ringrazio tutti voi, ma ringrazio soprattutto Andrea per la disponibilità e mi raccomando, iscrivetevi al canale di Cuori Connessi, perché tutte le settimane noi su YouTube abbiamo storie, personaggi, situazioni particolari che sicuramente ci aiutano a comprendere meglio questo strano mondo, perché è ancora un mondo strano, quello del web e della rete.